Benvenuti nel canale Adrenalink. Vorrei condividere con voi una bellissima chiacchierata che ho fatto con una carissima amica, Rossella Menegazzo. Parleremo di Giappone, tatuaggio giapponese, ukiyo-e, cultura giapponese in generale. Mi scuso con Rossella e mi scuso con tutti quanti voi per la qualità del video. Purtroppo il video l'ho fatto io e quindi non è il massimo, però vi assicuro che i contenuti sono il top. Questa è la prima parte di quattro. Ciao a tutti, io sono Maliki Steffi, come sempre, e oggi sono in compagnia di Rossella Menegazzo, eccola qui, docente di storia dell'arte dell'Asia orientale. orientale, scusa, Nome lungo. alla Statale di Milano. E oggi vorremmo parlare di ukiyo-e. Allora, le ukiyo-e sono una fonte enorme di ispirazione per noi tatuatori, sia tatuatori che si occupano appunto del tatuaggio giapponese tradizionale, ma anche di qualsiasi altro stile, perché la grafica giapponese ha uno spettro così ampio che è sorprendente e tante volte divertente, quindi è utile per noi essere informati sulle ukiyo-e, capirle e inoltrarci sempre di più. Ed è utile capire l'entusiasmo del popolo giapponese verso le ukiyo-e proprio per andare a fondo nelle radici dell'orimono. Radici che appunto, per come lo conosciamo noi, il tatuaggio com'è, diciamo adesso il tatuaggio figurativo giapponese, ha origine nel periodo Tokugawa, nell'Ottocento. Quindi io sono qui con Rossella perché lei è super specializzata nelle ukiyo-e ed è insomma il tuo fan da tanti anni. Una piccola introduzione. Cosa sono le ukiyo-e? Intanto, una cosa bella che ti devo chiedere io, come mai le ukiyo-e al femminile? Come mai? Le ukiyo-e. Perché sono stampe? Ah, vedi, sottinteso. È bello, bello, mi hai dato la risposta giusta. No, perché di solito quando traduciamo e utilizziamo i termini giapponesi in italiano, usiamo sempre il maschile, no? Così, nella tradizione, e quindi l'ukiyo-e oppure specifichi appunto le stampe dell'ukiyo-e, eccetera. Quindi bello però che le hai Non lo femminilizzate. so, per me sono Le quasi ukiyo-e. le mie amiche, Eh sì, capito? Sono le esatto. mie amiche ukiyo-e, Esatto. Le nostre perché... amiche ukiyo-e. Come sì. Kokeshi, no? Kokeshi ti viene da dire le Le Kokeshi perché kokeshi. sono delle bamboline Sì. appunto femminili, no? Delle figure femminili. E però invece filologicamente i Kokeshi. Ah, sì? Eh sì. Ah, vedi. Ma ormai, insomma, questa epoca qua non vale. Però a me piace le ukiyo-e, quindi per me sono le ukiyo-e. Le ukiyo-e, va bene. L'ukiyo-e è un argomento immenso, no? Sicuramente è forse la produzione artistica che più di ogni altra rappresenta il Giappone, almeno agli occhi occidentali. Quando parliamo di Giappone e di arte giapponese, la prima opera che viene in mente è sicuramente l'onda di Hokusai, Eh sì, prima di qualsiasi altro, o forse qualche ritratto di beltà, no? E così, pensata come ritratto di geisha, anche quando non è una geisha. Ed è invece un filone molto, molto più ampio, no? Molto più ampio, sia perché copre un periodo storico lunghissimo. L'ukiyo-e comincia a svilupparsi già dalla metà del 1600 e continua poi per tutto l'Ottocento e insomma con una propaggine che poi si evolverà anche nelle pagine di giornale, no? Di quotidiano. I primi quotidiani così illustrati sono una derivazione delle stampe dell'ukiyo-e. Ma soprattutto ha una vastità di argomenti che vengono trattati, di soggetti, perché era una pittura che andava a toccare un po' tutta la vita dell'epoca, un po' come le pagine alla moda di una rivista attuale di oggi.
E si parlava di moda, si parlava di bellezza femminile, si parlava di bellezza maschile attraverso le figure più in voga di quel momento, e quindi l'attore famoso, quell'attore famoso, quella bellissima donna di quella casa di piacere, di quella casa da tè, ma si parlava anche dei luoghi che bisognava frequentare, no? Che andava bene frequentare, che si consigliava a frequentare. Luoghi magari conosciuti per le bellezze naturali o per le attrazioni anche architettoniche, no? Un determinato tempio, un determinato santuario, una festività, la corsa dei cavalli, la fioritura dei ciliegi, no? Il mercato del pesce. Il mercato del pesce. E quindi tutte cose relative all'uomo comune e non ad una sfera, diciamo, più elitaria, aristocratica. Certo. Infatti l'altra cosa da dire, importante proprio per identificare questo tipo di produzione e forse anche il motivo per cui piace a tutti, no? E ancora che oggi è pop, è molto pop, uno perché, prima cosa perché utilizza il colore, la policromia, e quindi ha questa brillantezza grafica che è vicinissima anche alla grafica contemporanea, anzi forse è la prima grande forma di grafica giapponese, e poi perché comunque rispondeva ai gusti di una nuova classe cittadina, non erano più opere create e proposte per l'aristocrazia e per la nobiltà, ma rispondeva ad un'esigenza di una popolazione che si era inurbata, no? Sviluppata soprattutto nella capitale dei Tokugawa, che era Edo, l'attuale Tokyo, e che si stava sviluppando in quanto città con tutte le sue risorse cittadine proprio in quegli anni. Quindi è un gusto popolare nel vero senso della parola, che poi però si diffonde capillarmente e abbraccia anche tutta la classe samuraica, perché i samurai non sono esenti, no, dal fascino dell'ukiyo-e. È chiaro. Diventano soggetti dell'ukiyo-e, sono rappresentati nelle stampe dell'ukiyo-e, sicuramente le acquistavano, no? Sicuramente le avevano, e sappiamo che tanti artisti dell'ukiyo-e appartengono alla classe samuraica. Hiroshi, che è uno di questi, no? Destinato a diventare il capo della caserma dei pompieri seguendo le tracce del padre, abbandona però la carriera, la cede a uno dei suoi familiari per dedicarsi all'arte, diventa uno dei grandi artisti di paesaggio dell'ukiyo-e, e come lui tanti altri. Ma io non sapevo che Hiroshi era di famiglia di pompieri. E quindi probabilmente lui era collegato ai tatuaggi in qualche modo. Probabilmente. Può darsi che abbia avuto qualche esperienza, certo. Sì, di vicinanza con questo tipo di tradizione che toccava l'ambito, perché, dei pompieri. Perché nei pompieri c'è stata una grande tradizione del tatuaggio, perché appunto usavano tutto un po' è partito dalle vesti che usavano per proteggersi, no? Che erano decorate all'interno, non all'esterno, ma all'interno con dei draghi. Il drago comanda l'acqua, quindi un pompiere, diciamo che cercavo il libro. Quindi per il pompiere è fondamentale. E quindi appunto nell'Ottocento si vedevano famiglie di pompieri tatuate, perché appunto si trasferiva sulla pelle il soggetto, come un soggetto come il drago, dal tessuto alla pelle, ok? E proprio per sentirsi più protetti da un'energia che era strettamente collegata all'acqua. Quindi come anche Kuniyoshi, anche lui era è stato legato ai tatuaggi. Si dice infatti che probabilmente abbia tatuato che fosse anche abbia anche tatuato, e poi sappiamo dalle stampe che tanti dei suoi allievi erano tatuati. Abbiamo delle stampe, dei trittici bellissimi di Kuniyoshi, dove lui con i suoi pupilli, no, con i suoi allievi sono in una parata durante una festività, e alcuni dei suoi allievi hanno la veste abbassata e si vede il corpo tatuato. Quindi
è chiaro che fa parte di una cultura popolare, la produzione delle stampe e la ripetizione degli stessi motivi sulla pelle di quel momento storico dell'epoca di Edo, e questo toccava diverse categorie, no? Che sono le categorie più vicine al popolo, alla tradizione anche popolare cittadina, no? Il pompiere, così come queste figure legate all'arte dell'ukiyo-e, facevano parte di una classe che in qualche modo faceva parte delle attività della vita quotidiana della città. Ma ad esempio ci sono tantissime stampe di otoko da te. In altri video ho spiegato cosa sono gli otoko da te, però sarebbe meglio un po' rinfrescare la cosa. Puoi spiegare? Sì, proviamo. Otokodate indica un uomo prestante, no? Un uomo, una figura maschile prominente nell'ambito della vita cittadina, della vita del singolo quartiere di città, in qualche modo rinfluente, riconosciuto dal proprio ambito e quindi rappresentante quella determinata comunità. Ed erano figure maschili, ovviamente, che in qualche modo si ponevano a protezione, se vogliamo, no? Del proprio quartiere, per salvaguardare la vita di quel quartiere e le peculiarità di quel quartiere contro spesso l'influenza anche negativa e anche, diciamo, usurpante del potere centrale, che ovviamente, come in tutte le epoche, ha sempre derive no, marce o comunque corrotte che vanno ad interferire con la vita di villaggio, con gli equilibri della comunità locale. Questi otokodate erano un po' gli eroi, no, della comunità. E la figura del pompiere, la figura dell'otokodate, insomma, in qualche modo diventano anche simili e quindi diventano entrambe anche soggetto delle stampe dell'ukiyo-e in quanto figure eroiche, no? Da ricordare, da imitare, no? Da apprezzare e da immortalare. E tutto questo in un contesto, bisogna anche ricordarlo, no? Che in cui abbiamo la famiglia Tokugawa, che per 250 anni e oltre è al comando, no? Susseguendo shogun dopo shogun della stessa famiglia. Un ambito quindi molto rigido dal punto di vista dei regolamenti, delle leggi, della formalità nei rapporti tra classi, una struttura gerarchica sociale molto stretta, dove appunto l'aristocrazia di spada, quindi la classe dei samurai, è al vertice, con tante categorie ovviamente anche lì, no, di importanza all'interno della stessa classe samuraica, la classe dei contadini considerata fondamentale per la sopravvivenza del popolo, e poi abbiamo sotto a queste classi come ultimo gradino di importanza politica la classe dei nuovi cittadini, dei nuovi arricchiti, che sono i mercanti, gli artigiani, no? Questi mercanti che sono considerati non proprio bene dall'aristocrazia e, secondo questa logica, che è una logica confuciana, perché non producono direttamente, ma vivono di scambi un po' sulle spalle del lavoro altrui. Sì. Sono però gli arricchiti che poi daranno vita a tutta la produzione ukiyo-e e al Giappone moderno. Sì. Certo. Poi tra l'altro c'è stato un grande cambiamento, perché appunto i samurai venivano pagati in riso, e quindi il riso era una moneta. Il riso ha perso il suo valore, e quindi, diciamo, le classi alte si sono trovate veramente con un pugno di riso in mano. E quindi le classi degli artigiani, dei commercianti, cominciavano a fiorire di più rispetto alle classi nobili. Certo. E questo è un punto che bisogna ben capire, per focalizzare un po', per avere un'immagine
del momento nel quale proprio il tatuaggio comincia ad evolversi e a radicarsi nella cultura giapponese in modo molto molto profondo. Sì, un po' rivoluzionario, no? È un po' una protesta, sì. Un po' un segno di protesta, un po' di segno di identità propria, sì. Diversa da chi comanda in qualche modo, no? Diversa sì. Dal potere centrale. Esatto. E quindi fa parte di una cultura, di un substrato culturale cittadino di un livello più basso rispetto a chi comanda, rispetto al centro del potere.